Osimhen contro Aurelio De Laurentiis. Chi ha ragione secondo te? L'attaccante per ora rimarrà a Napoli e il presidente dovrà pagargli ben 11 milioni di stipendio per restare a casa, quasi un milione al mese. Ma come si è arrivati a questo? Il capocannoniere della Serie A, colui che ha trascinato il Napoli facendogli vincere il terzo scudetto, è stato messo fuori rosa. Sì, fuori rosa, cioè avere uno con quelle caratteristiche e giocare con Raspadori, Simeone e Folorucio. Tra ADL e Osimhen è infatti rottura totale. Da un lato c'è il giocatore, che voleva andar via perché il Napoli è fuori dalle coppe, attirato dalle sirene inglesi. Dall'altro De Laurentiis, che voleva venderlo in una cifra a mostra, ma nessuno ha voluto pagare i 130 milioni della clausola rescissoria, né il Chelsea né il Paris Saint-Germain. Cosa fare quindi? Ciò poteva bloccare il mercato del Napoli, mentre ADL ha comprato Lukaku, che ha anche segnato la sua prima partita in maglia azzurra, mentre di Osimhen si sono perse le tracce. Secondo Manna non andrà in Arabia, il mercato li chiude lunedì e quindi resterà a Napoli, strapagato per non giocare fino a gennaio. Una guerra interna tra ADL e giocatore che al momento non sembra penalizzare la squadra, ma solo i conti del presidente, che ha chiuso il mercato con un passivo importante mai visto prima. E tu da che parte stai?